La sete di conoscenza che spinge l'uomo ad indagare i confini della sua psiche è ciò che lo rende degno come essere umano. La domanda intorno alla natura di sé dovrebbe accompagnare il cammino terrestre di ogni individuo, in quanto qualsiasi altra questione da essa prescinde e da essa dipende. La modernità sembra aver reciso quelle fibre noumenali che garantiscono un contatto verticale con l'essere, che allineano il soggetto ad una vera immersione sovracosciente. Per questo Assagioli riteneva strano e pericoloso che l'uomo moderno avesse studiato con tanto interesse, coraggio e sacrificio il mondo esterno e il proprio corpo, trascurando l'esplorazione del mondo interno, la conoscenza della propria natura di essere umano, che avesse conosciuto le potenti forze della natura ignorando invece le forze che esistono e che si agitano nel suo animo, lasciandosene tanto spesso travolgere e dominare. Se non siamo noi a dominare le forze interne, saranno loro a dominare noi. Gurdjieff direbbe che dobbiamo essere noi a guidare la carrozza, noi il cocchiere. In caso contrario, la carrozza può andare a caso, o addirittura fermarsi. Questo è il caso dell'uomo comune, ossia dell'individuo che non ha un intrapreso, un percorso di consapevolezza, un individuo che ignora chi è e dove sta andando. Ma l'uomo ineluttabilmente va in qualche direzione. La vita stessa è il percorso, basta iniziarlo. In caso contrario ci si arena in uno stato confusionale che è simboleggiato dalla lama numero zero degli arcani maggiori, il matto. Ciò che viene prima di tutto è il percorso delle 21 carte rappresentate la via, coronata dal mondo, l'ultima trionfante lama che chiude il cerchio. L'evoluzione del viandante, il quale tra l'altro, come ebbe a dire Marcello Sallustri, è uno con la via e con lo stesso andare. Tre sono i temi ricorrenti dell'opera: la via, il viandante e il viaggio. Invero i tre sono uno, perché non esiste via senza viandante, né viandante senza viaggio e né viaggio senza via. Così il cerchio si chiude e i tre si ricompongono nell'unità. Un essere che sapeva dove stava andando e che trascendeva ampiamente l'uomo medio era sicuramente Roberto Assagioli, il padre della psicosintesi, un uomo che perfino in prigione riusciva a sentirsi libero. È proprio dagli appunti inerenti a quel periodo che si evincono le esperienze transpersonali dello psichiatra, il quale sperimentò di fatto un isolamento puramente fisico, mentre la coscienza esperiva stati di vetta. Assagioli è in isolamento. I suoi appunti ci dicono molto poco a proposito della prigionia in sé, mentre esaminano piuttosto le esperienze psicologiche e transpersonali da lui sperimentate, nelle quali conosce un senso di sconfinatezza, di non separazione da tutto ciò che è, un'unione del sé col tutto, una spinta verso l'esterno, un rivelarsi ed espandersi in tutte le direzioni, come una sfera di perenne espansione, un senso di amore universale, una meravigliosa unione, senza alcuna separazione, sotto aspetti diversi in un'unica meraviglia. Sicuramente un uomo comune, e con tante espressioni intendo l'uomo medio, massificato, ben descritto anche da Émile Zola, più che esperienze di meraviglia ed estasi richiuse in una cella, avrebbe probabilmente esperito tristezza e afflizione. Lo psichiatra veneziano però era sicuramente una personalità fuori dalla norma. Certamente non si può definire Assagioli un uomo comune. Viene paragonato ad un saggio, ad un maestro, ad un'anima antica ritornata per insegnare, ad un illuminato, ad un profeta. Era sicuramente una figura ieratica, dall'aria ispirata. Sembrava in continuo dialogo con lo spirito. La sua nota dominante era uno stato di coscienza diverso. Viene definito una persona superiore che cercava veramente di aiutare gli altri e che sapeva dare spinte iniziatiche. Una persona molto evoluta in contatto con i livelli di coscienza preclusi e più. Alice Bailey, che con lo psichiatra italiano fu in stretto contatto, ricordiamo che sia la moglie che la madre di Assagioli erano teosofe, e lui stesso entrò in contatto con questo mondo. Nella sua autobiografia, in occasione di una conferenza in Svizzera, così lo descrive: incontrammo colà il dottor Assagioli, noto rappresentante in Italia per molti anni, e quel rapporto e dei molti anni di collaborazione furono un aspetto felice e importante. Era medico specialista del cervello a Roma, e quando lo conoscemmo, considerato anche come uno psichiatra di fama europea,
È un uomo dal carattere di rara bellezza. Quando entrava in una stanza, le sue qualità spirituali ne segnalavano la presenza. Frank van Lip, nel suo libro What Next in Europe, ne parla in modo eccellente. Lo chiama il moderno San Francesco d'Assisi e afferma che la mattina che trascorse con lui segnò il massimo livello del suo viaggio europeo. I suoi discorsi erano la parte saliente delle conferenze di Ascona. Parlava francese, italiano e inglese, ed il potere spirituale che emanava stimolava molti a rinnovare la consacrazione della vita. Massagioli era un individuo che aveva imparato a trascendersi. Aveva compreso che i limiti esistono solo per essere continuamente sfidati e superati. Di qui il senso dell'espressione guerriero spirituale, ricorrente in gran parte della cultura esoterica occidentale, non solo in letteratura Castaneda su tutti, ma anche nella pittura surrealista contemporanea, dove sovente l'elemento esoterico è preponderante. Il vero guerriero non è quello che sa attaccare, ma quello che non ha più bisogno di difendersi, e cioè l'individuo che non si basta, che osa divenire oltreumano, che mira ad un orizzonte noetico ed esistenziale più ampio, che, come direbbe lo stesso Assagioli, mira al sé superiore. Arriva un momento in cui anche di Shakespeare o di Beethoven ci chiediamo: è tutto qui? Le parole di Aldous Huxley non sono per nulla provocatorie, ma strettamente pertinenti alla fenomenologia che le psicologie dell'oltre intendono proporre. Esse di fatto pongono ed impongono un divario, una scelta, un vero e proprio salto all'altro io, per tornare ancora a Castaneda, dell'uomo medio all'uomo superiore. Se il salto non si attua, allora rimane la diversità, la voragine e l'abisso, senza la corda tesa. Del resto, lo psichiatra veneziano ha insistito notevolmente sulla realtà e sul valore della diseguaglianza. Se consideriamo anche superficialmente i vari esseri umani che ci attorniano, ci accorgiamo tosto che essi non sono ugualmente sviluppati dal punto di vista psicologico e spirituale. È facile constatare che alcuni di essi sono ancora a uno stadio primitivo e quasi selvaggio, altri un poco più sviluppati, altri più avanzati, e che infine alcuni, un piccolo numero, hanno trasceso l'umanità normale e stanno raggiungendo lo stadio superumano e spirituale. Tale diversità di sviluppo interiore fra gli uomini è utile, anzi direi necessaria. Sulla falsità e l'ipocrisia implicita al concetto di uguaglianza si esprime esplicitamente anche Mirzola nell'opera Che cos'è la tradizione, nella quale il celebre erudito torinese legge il concetto di uguaglianza quale dogma imposto dalla modernità ai fini di appiattire l'individuo, impedendogli di evolvere, bloccandolo nella mediocrità, nell'inferiorità perenne. L'uguaglianza pone sul trono un re di smisurata e disincarnata tirannide. La formula statistica che serve a stabilirne la media, l'uomo medio statistico diventa il redentore, la cui imitazione è sollecitata e dovrebbe consentire ai singoli di espiare il peccato di possedere una fisionomia. Guai a chi osi mai porre una domanda, provare un sentimento, svolgere uno studio, amare un'idea che a tale redentore non paia accessibile e consumabile. Per definizione un uomo medio non può cogliere ciò che è raro, superiore dunque e prezioso. Non può cogliere ciò che lo trascende, dunque non può meravigliarsi di fronte alla filosofia perenne. Dovranno dunque essere immolati tutti i valori, i quali si giustificano sempre soltanto se imperniati sul loro vertice. La moralità deve mirare alla santità contemplativa, il linguaggio ai poemi classici, l'umanità al genio. Pochi sapevano dei disastri recati dal culto dell'uguaglianza, per cui ognuno si sforza di rappresentare una media tra destini incompatibili. Riconoscere e rifiutare il dogma dell'uguaglianza risulta necessario ai fini di una reale evoluzione personale. Se si vuole davvero intraprendere un percorso di autotrascendimento, è necessario svincolarsi dalla media, è necessario svegliarsi. In caso contrario, non saremo noi a vivere la nostra vita, ma piuttosto essa ci scorrerebbe accanto senza che noi ce ne potremmo accorgere. Senza la nostra attenzione la vita non è più nostra. La psicosintesi propone di considerare la vita di tutti i giorni come un grosso palcoscenico sul quale ognuno è chiamato a recitare le proprie parti. Solo che non siamo consapevoli di stare recitando, proprio perché non facciamo distinzione tra l'io e i ruoli e siamo identificati. Secondo tale ottica, l'uomo che non abbia intrapreso un percorso di autoconsapevolezza subisce questo processo. Il percorso consiste nella disidentificazione,
la spersonalizzazione, il disaccordarsi dall'ego, dall'importanza personale, percorso proposto e intrapreso anche da altre figure legate allo sviluppo e al potenziamento delle possibilità latenti. I già citati Castaneda e Gurdjieff, per esempio, ne parlano ampiamente nelle loro opere. Al di là delle varie tecniche proposte dalla psicosintesi, ciò che preme sottolineare è questa netta differenza qualitativa tra l'uomo medio e l'uomo trasceso, superato, divinizzato. Perfino il professor Gattengo dell'Università di Londra, andando oltre, ha aggiunto che egli considera l'uomo medio ordinario quale un essere preumano e riserva la parola uomo con la U maiuscola solo per coloro che hanno trasceso il livello o stadio comune e che sono rispetto a questo supernormali. Nel passato il culto degli esseri superiori era diffuso, i geni, i saggi, i santi, gli eroi, gli iniziati erano riconosciuti come avanguardia dell'umanità, come la grande promessa di ciò che ogni uomo potrebbe diventare. Ciò è affermato nei grandi incitamenti del Cristo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli, e cose più grandi di quelle che io ho fatto farete anche voi. Questi esseri superiori, senza disprezzare l'umanità comune, hanno cercato di suscitare in essa la spinta, l'anelito a trascendere la normalità e mediocrità in cui si trova, a sviluppare le possibilità latenti in ogni essere umano. Il problema che si pone ora è come diventare esseri superiori. Qual è il metodo per trascendersi e superarsi? Questo metodo, questa psicologia dell'oltre, è ciò che lo psichiatra veneziano ha lavorato per tutta la vita, la psicosintesi. Che cos'è la psicosintesi? Qualcuno l'ha accostata ad una vera e propria via iniziatica, altri ad una filosofia. In realtà essa è uno strumento che permette all'essere umano di scoprire, attivare e quindi usare molteplici potenzialità intrinseche che consentono di conoscersi e apportare un livello qualitativo superiore alla propria esistenza, la quale va a configurarsi come possibilità concreta e costante di evoluzione, di scoperta e non ultimo di meraviglia. Fare della propria vita un esperimento, diceva Nietzsche, questa divenne in seguito la mia filosofia. Kirsling afferma che in ogni uomo, in ognuno di noi, ci sono sviluppati e attivi, varia misura, tutti gli istinti e tutte le passioni, tutti i vizi e tutte le virtù, tutte le tendenze e tutte le aspirazioni, tutte le facoltà e tutte le doti dell'umanità. Potremmo dire che la psicosintesi si occupa di potenziare le doti disattivando i vizi al contempo, nell'orizzonte di un processo onnicomprensivo e circolare. Nella topica saggioliana il sé superiore, pur essendo nel punto più alto, occupa una posizione anfibia, toccando sia l'interno che l'esterno del celebre uovo con il quale lo psichiatra veneziano descrive la psiche dell'uomo, che comprende l'inconscio inferiore, quello medio e quello superiore, tutti imprescindibilmente collegati e interferenti in quel processo di sintesi che li armonizza e li potenzia. La psicosintesi ha un valore essenzialmente pratico. Essa è un'esperienza. Pur attingendo a piene mani da varie tradizioni filosofiche, la psicosintesi non è essa stessa una filosofia. Troppo spesso la psicosintesi è stata accusata di essere una speculazione metafisica. Essa non si interroga direttamente sui problemi ultimi, non tenta di dare risposta ad interrogativi filosofici e religiosi quali che cos'è lo spirito e se Dio esiste. Come amava dire il suo fondatore, essa si limita a condurre l'uomo alle soglie del mistero per poi lasciarlo libero di trovare da sé le proprie risposte. Portare l'uomo alle soglie del mistero significa innalzarlo da uno stato inferiore ad uno superiore, psicologicamente, psichicamente e di conseguenza filosoficamente ed esistenzialmente, in quanto tali soglie abitano dimore elevate o finestre all'eternità, per dirla con Foremsky. Lo stesso Assagioli chiarifica la sua posizione al riguardo. La psicosintesi non è una posizione filosofica, teologica o metafisica, ma è il riconoscimento che tutte le manifestazioni della psiche umana, quali l'immaginazione creativa, l'intuizione, la genialità, i sentimenti superiori, gli impulsi ed azioni altruistiche ed eroiche, sono fatti. Fatti non meno reali delle pulsioni istintive, dei riflessi spontanei o condizionati, e che esse si presentano all'essere studiate scientificamente e ad essere attivate, sviluppate e utilizzate. La distanza dalla psicologia comportamentista è palesemente evidente. L'allieva diretta di Assagioli, Angela Maria La Sala Bata, a tale proposito puntualizza:
Tali elementi psichici sono anche energie perché hanno una forza vitale, dinamica, propulsiva, e sono in continuo movimento e vibrazione, e inoltre producono degli effetti reali e concreti. Il mondo psichico, in altre parole, non è un'astrazione psicologica, ma è una cosa reale e viva, un serbatoio di energie che costituisce la ricchezza interiore dell'uomo. L'inconscio è reale perché agisce, come ebbe a dire Jung. Tale ricchezza va anche a configurarsi quale potenzialità, che sovente supera le comuni facoltà ordinarie per classificarsi quale vera e propria capacità magica, o appunto transpersonale, nel già menzionato senso letterale del termine, oltre la persona, oltre l'uomo, oltre la maschera ordinaria. Questo è possibile in virtù del server dal quale l'uomo che si supera attinge. Mi riferisco a quello che Jung chiamava l'inconscio collettivo. In una prospettiva di totale unione e connessione tra mondo esteriore e mondo interiore, in uno stato di entanglement, come direbbero i fisici quantistici che a tali considerazioni sono giunti grazie allo studio della non località dell'infinitamente piccolo, l'accesso ad energie di cospicua potenza presenti in natura non dovrebbe più stupire. La sala Abata è perentoria a riguardo. I nostri elementi psichici, istinti, emozioni, pensieri, sono energie. Come abbiamo detto, e come tali emanano vibrazioni, radiazioni e onde, che probabilmente si comportano come le onde e le radiazioni elettriche e magnetiche, e hanno delle caratteristiche e delle leggi simili a quelle fisiche. Inoltre, se è vero che esiste un inconscio collettivo, vuol dire che esiste un substrato, un livello di coscienza comune a tutta l'umanità, che serve forse da ponte di congiungimento tra tutti gli uomini. Noi crediamo di essere separati, ma in realtà siamo intercomunicanti e riceviamo continuamente influssi e radiazioni in egual misura. Questa capacità dell'uomo non sono state chiamate sensibilmente extrasensoriali, e per ora soltanto alcuni le hanno sviluppate. Ma col tempo tutti le possederanno, perché non sono capacità soprannaturali, ma facoltà umane normali. È soltanto la nostra ignoranza, incredulità e mancanza di allenamento che ci impediscono di farle venire alla luce e di sperimentarle. La sala Abata riferisce dunque di alcuni individui, non tutti. Nello stesso tempo, la studiosa definisce normali queste facoltà umane. La sottile riflessione che qui naturalmente va ad innescarsi è quella relativa alla differenza tra la malattia e la normalità. In quale misura realmente sono diverse tali classificazioni nei vari livelli dell'inconscio? E soprattutto, chi decide i parametri di queste differenze? Chi li impone? Nell'orizzonte di una società malata e profondamente squilibrata e sofferente, che non produce valori se non quelli superficiali, che crea insicurezze e paure tramite i mass media, che subliminalmente modella esseri medi e mediocri, massificati e massificanti, addomesticati al mero consumismo e nulla di più, una società che in quelli che dovrebbero essere i suoi punti di riferimento, come storicamente lo erano, e cioè il potere politico e quello religioso, trova ormai massima corruzione e vergogna. L'uomo piomba inevitabilmente nei meandri della crisi interiore, delle depressioni, addirittura perfino delle nevrosi. Ma attenzione, avverte Assagioli, in tale contesto la crisi interiore non è sinonimo di malattia, ma di sanità. Chi è più malato, infatti, la società e la sua becera veste ipocrita e maligna. Zola parlava a chiare lettere di civitas diaboli, o l'individuo che inevitabilmente ne soffre le conseguenze. Lo stesso Jung aveva notato come la società moderna inducesse alla malattia. Circa un terzo dei miei pazienti non soffrono di nevrosi definibili in termini clinici, ma piuttosto della mancanza di senso e del vuoto delle proprie vite. Mi sembra che questa possa essere vista come la nevrosi collettiva del nostro tempo. Quale rimedio allora? Riflettere individualmente su di sé. Ritornare al fondamento dell'umanità, dell'umana natura. Questo è l'inizio della cura per la cecità che in questo momento regna. L'uomo che perde se stesso in questa palude e che si mette dunque alla sua ricerca è tutto meno che patologico, è anzi lodevole, è inconsciamente iniziato al cammino verso il sé. Si considera generalmente normale l'uomo medio, ossequiente alle norme sociali dell'ambiente in cui vive, in altre parole il conformista. Ma la normalità intesa in questo modo è una concezione poco soddisfacente. Essa è statica ed esclusiva. Questa normalità è una mediocrità che non ammette o condanna tutto quello che è fuori dalla norma, e che quindi è considerato anormale, senza tener conto del fatto che molte delle cosiddette anormalità
sono in realtà inizi o tentativi di superare la mediocrità. La normalità viene dunque a delinearsi come uno stato di sviluppo bloccato, da cui la calzante definizione di patologia della norma. La società tende a spingere le persone verso un livello da lei premeditato, un livello appiattente ma conforme al suo obiettivo di sviluppo, che è il regresso, attraverso il quale essa gestisce tale massa di individui non più liberi, in quanto premeditati, pre-congettati. Più che veri e propri individui, essi sono dei modelli su scala, ovviamente tutti totalmente ignoranti e inconsapevoli del processo che li vede i protagonisti. Se l'individuo è ciò che non si può dividere, l'individuo prodotto dalla società moderna non è più tale poiché già diviso a priori, egli nasce diviso. Se il diavolo è ciò che divide, tornando alla appropriata definizione zolliana, questo individuo è ciò che il suddetto diavolo è riuscito a frammentare, è il suo esatto prodotto, la sua opera d'arte. A questo si aggiunga, sempre rimanendo in tema di diavolo, il potere politico di uno Stato il quale il Vaticano, il quale attraverso la visione del mondo che propone, tende a spaventare l'individuo con la paura dell'inferno, di fatto una minaccia reale e costante. In tale out-out, il libero arbitrio non può infatti sussistere, o si assecondano i dogmi di Dio o si va all'inferno. Ma all'interno di tale processo la massa, oltre che ignorare e inconsapevole, diventa anche impaurita. A questo punto il potere temporale e quello spirituale, che purtroppo per l'uomo medio non hanno mai smesso di andare a braccetto, hanno la meglio nell'imporre modelli culturali a loro conformi, i quali recano vantaggio solo al mantenimento del loro potere politico, economico, culturale e psicologico. La religione, di fatto, nel senso primigenio del termine, non rientra nemmeno più in questo processo, come invece il pontefice dovrebbe far credere. Una religione che è al tempo stesso uno Stato e una contraddizione tout court. Non va dimenticato che la paura è un sentimento fondamentale per chi vuole addormentare e addomesticare l'uomo, come è fondamentale la sua sconfitta per chi vuole svegliarlo e liberarlo. Soltanto chi si è liberato della paura è veramente libero. Sembra di sentire l'eco di Nikos Kanazakis. Sono privo di speranza, sono privo di paura, sono libero. Il problema a questo punto nasce da sé. È relativo ai termini che fissano il livello evolutivo della società in relazione a quello dei singoli individui. In questa ottica vengono stravolti i termini stessi di salute e malattia, perlomeno nell'accezione secondo la quale essere malati significa accusare dei sintomi e non esserlo significa non accusarne. Abraham Maslow, a tale proposito, è alquanto chiarificatore. Essere malati significa forse accusare sintomi? E la salute significa essere privi di sintomi? Lo nego. Quale dei nazisti ad Auschwitz e a Dachau era in buona salute? Quelli con la coscienza tormentata o quelli la cui coscienza appariva loro chiara, limpida, serena? La psicologia di Roberto Assagioli non è una terapia dell'uomo malato, ma un potenziamento dell'uomo sano. Non si cura nel senso consueto del termine. Piuttosto si invita a guarirsi dentro, per scovare le potenzialità latenti e fino a quel momento sconosciute, per dunque attivarle, risvegliarle, accrescerle. Ai fini di un'esistenza più armoniosa, più felice, e nello stesso tempo tale processo si delinea quale continua e affascinante scoperta di sé. Secondo questa nuova psicologia, termini quali malattia e terapia sono sostituiti dai meno atavici crescita personale e autoesplorazione, in una visione olistica che non divide più rigidamente la parte sana dell'essere umano da quella malata, in cui l'uomo non è visto attraverso la lente deformante della patologia, ma come totalità in costante crescita e proiettata verso l'avvenire. Il concetto di terapia si amplia per arrivare a toccare gli ambiti dell'educazione, dell'autoformazione. È in questo senso che la psicologia di Assagioli è inevitabilmente accostata all'alchimia. Ma ascoltiamo lo stesso psichiatra veneziano a questo proposito. Quando si parla di alchimia si pensa ai tentativi di fare l'oro, cosa che pareva incredibile ma che ora sembra meno fantastica da quando l'uomo manipola gli atomi trasformando un elemento in un altro. Ma in realtà i libri di alchimia araba e medievale usavano spesso un linguaggio simbolico per esprimere l'alchimia psico-spirituale, cioè la trasmutazione essa stessa dell'uomo. Ciò è stato riconosciuto da vari studiosi moderni, soprattutto dallo Jung, il quale negli ultimi anni della sua vita ha dedicato molto tempo ai vari scritti e al simbolismo alchemico. L'uomo sano dunque è l'uomo in cammino verso sé, l'uomo che trasmuta, che si esplora e si modifica,
scoprendo le sue infinite potenzialità, le meraviglie che gli abitano dentro, vere e proprie ricchezze, per tornare al simbolismo dei metalli preziosi. Questo tipo d'uomo superiore soppianta l'ormai obsoleto uomo medio, ridicolo perfino agli occhi di chi ha intrapreso la via, una via senza ritorno, in quanto, come afferma il padre della psicosintesi, una volta iniziato il percorso è impossibile tornare indietro. Ricordiamo che una volta stabiliti i rapporti tra la personalità e lo spirito, una volta iniziata l'opera di unificazione, questo non può più arretrarsi, neppure se tentiamo di ribellarci, poiché le energie spirituali sono più potenti delle forze puramente psicologiche. La psicosintesi è un addio all'uomo comunemente inteso, il passo di non ritorno verso una coscienza superiore, che forse ancora incute troppo sospetto per via dell'ombra inquietante e imponente che riflette la normalità, costituita all'arte della società moderna e dai suoi strumenti di potere politico e culturale. In tale orizzonte regredente, essa tutto sovrasta, spesso anche la capacità di discernere. Però, ora si è cominciato a reagire contro questo meschino culto della normalità. Pensatori e scienziati del nostro tempo vi sono opposti con decisione. Tra i più autorevoli si può citare Jung, il quale non ha esitato a dire che l'uomo normale è la meta ideale per i falliti della vita, per tutti coloro che sono al di sotto del livello generale di adattamento. Ma per coloro che hanno possibilità molto maggiori di quelle dell'uomo medio, l'idea o la costrizione morale di essere soltanto normali costituisce la tortura di un letto di procuste, una noia insopportabile, una noia senza speranza. Una delle peculiarità dell'uomo normale è l'estroversione. Egli deve sempre fare qualcosa che lo proietta fuori di sé, che lo distragga e lo tenga lontano dal suo mondo interiore. Se l'uomo normale è lasciato a se stesso, semplicemente si annoia. Se non ha i passatempi preconfezionati dalla società, se non dispone di intrattenimento televisivo, sportivo, qualsivoglia specifico passatempo del momento, quello più condiviso, egli si deprime. Non sa di possedere un mondo interiore. Nessuno glielo ha mai detto. La società ha fatto di tutto per convincerlo del contrario, educandolo solo ai modelli superficiali e massificati da essa proposti. Assagioli sottolinea profonditamente tale problematica. L'introversione è una necessità urgente per l'uomo moderno. La nostra civiltà attuale è così esageratamente estrovertita che l'uomo è preso in una frenetica ridda di attività che divergono fini a se stesse. Si può dire che l'uomo normale viva oggi psicologicamente e spiritualmente fuori di sé. Questa espressione, che nel passato veniva usata per i malati di mente, oggi è adatta per l'uomo moderno. Egli ormai vive dappertutto fuorché dentro di sé. Egli è in realtà eccentrico, cioè vive fuori dal proprio centro interno. Forte è l'assonanza con il celebre centro di gravità permanente di gurdjieffiana memoria, citato da Battiato nel famoso e omonimo brano degli anni Ottanta, appartenente all'album dall'eloquente titolo La voce del padrone, altra citazione di Gurdjieff. L'individuo veramente tale, cioè indiviso, deve imporre la propria presenza a tutto il suo essere. Deve fargli sentire la sua voce. È lui il padrone. È lui il dio del centro di gravità che permane al di là della sua superficialità esteriore. Un individuo rivolto all'esterno, in francese déso, fuori dal suo asse, fuori dal suo centro, non è e non può essere padrone di se stesso. Occorre quindi controbilanciare la vita esterna mediante un'adeguata vita interna. Dobbiamo rientrare in noi stessi. Occorre che l'individuo rinunci alle sue molteplici continue evasioni e che si volga invece alla scoperta di quello che è stato di recente chiamato lo spazio interno, probabilmente lo stesso spazio interno che reclamava Ballard, nel quale le intime pulsioni dell'animo si scontrano con le subliminali intromissioni dei mass media, come ebbe a sottolineare il celebre scrittore britannico. L'ascesa al mondo interiore è indice di salute. Chiunque compia il percorso di discesa si avvia alla sanità. Sembra proprio che in tale visione del mondo, di fatto lontana anni luce dai moniti della Chiesa, il vero peccato sia lo star male, fisicamente e psicologicamente. D'altronde, se diamo per vero il motto alchemico, il tesoro che ci aspetta è tutt'altro che insignificante. Visita interiore terra, refictionando in vianes occultum lapidem. Già Enkhart diceva, scendi in fondo a te stesso e impara a conoscerti là. Occorre riconoscere che non vi è soltanto il mondo esterno, ma che vi sono vari mondi interni e che è possibile, anzi doveroso, conoscerli, esplorarli e conquistarli. Questa è una necessità di equilibrio e di salute.
La salute risiede nella consapevolezza dell'imprescindibile unione di questi due mondi apparentemente lontani. Non solo, ma innanzitutto dalla centralità del primo rispetto al secondo. È questo uno dei temi di massima importanza per lo studio comparato dell'esoterismo, se non il principale probabilmente. Nella dettagliatissima opera di Émile Zola, ha dedicato allo studio dell'alchimia, il filosofo torinese afferma: «Dalla trasmutazione dell'interiorità umana tutto dipende? Dall'ordine dentro di me dipende quello del mondo attorno a me? Se io divento pura infinita luce, la materia intorno a me sarà del pari trasmutata? Dal mio carattere dipende il mio destino, dal mio cuore il mio ambiente. I miei peccati sono lo spessore e l'asperità del reale. Ardua esoterica verità. È a partire dal mondo interno che si forma quello esterno. Sono io che rinasce mentalmente, fabbrico il reale. Sono io e sono i miei pensieri che metafisicamente lo compongono pezzo dopo pezzo. L'uomo moderno che ha dominato la natura e ne sfrutta le energie non si rende conto che in realtà tutto ciò che egli fa all'esterno ha origine in lui, nel suo animo. È effetto di desideri, istinti, impulsi, programmi, piani. Queste sono attività psicologiche, cioè interne. Ogni azione esterna è risultato di movimenti interni. Perciò si dovrebbe anzitutto conoscere, esaminare e regolare questi movimenti. Un uomo superiore, Goethe, che ha saputo recitare bene la parte dell'uomo normale quando ha voluto farlo, ha detto: «Quando abbiamo fatto la nostra parte all'interno, l'esterno si svolgerà da sé automaticamente». L'uomo superiore dunque è l'uomo che ha coscienziato l'interdipendenza di mondo interiore ed esteriore, che ha esperito la supremazia del primo a scapito della composizione del secondo. Un tale individuo, secondo le tradizioni filosofiche perenni, non è più nemmeno un uomo, è un uomo Dio. Non un uomo che si è fatto Dio come accadde nella religione cristiana, quanto piuttosto un uomo che si scopre Dio, che invece avviene nelle varie tradizioni iniziatiche sia orientali che occidentali. È proprio a tale proposito che Assagioli ripropone i temi dell'alchimia, dell'arte regale del trasmutarsi, come inoltre rievoca spesso l'unione di percepiente e percepito. Il tutto è uno. Delle filosofie taoiste indiane, dunque ancora dell'identità di uomo e Dio, della divinità della natura umana. Emilio Servadio, l'altra celebre figura di spicco della psicanalisi italiana, a tale riguardo propone interessanti parallelismi delle varie tradizioni d'Oriente. Plotino dichiarava che quando l'anima si volge al divino, contemplerà in se stessa la subita apparizione di esso in lei. Nulla si interpone tra i due, ma piuttosto i due sono uno. Colui che conosce veramente il Brahman supremo diviene Brahman, lui stesso. Troviamo nella Makunda Upanishad, più vicino a noi ma sempre dall'Oriente, ci giunge il canto di Yala Ludin Dinzurumi. Io, divenendo tutto in tutto, chiaramente vedo Dio in ogni cosa, e dall'ardente desiderio di unione sorge il grido d'amore. Un altro poeta sufi, Jami, postilla: fisso lo sguardo ancora fino a divenire uno con colui che miro. Esso ed io e null'altro, ma uniti in un indivisibile essere. Interessante un episodio riportato dal padre della psicosintesi quando lavorava all'ospedale psichiatrico di Ancona. Assagioli aveva a che fare con un simpatico vecchietto che con estrema lucidità e convinzione affermava di essere Dio. Al di là di un'analisi medica ordinaria che avrebbe considerato il malato come un tipico caso di delirio di grandezza, c'è l'indagine più profonda apportata da uno psichiatra geniale come Roberto Assagioli, il quale sa di certo che oltre alle etichette puramente descrittive delle classificazioni cliniche, risiedono indisturbati e aprioristici perché tanto invisibili quanto determinanti riguardo alla vera natura dei disturbi. Ecco l'analisi dello psichiatra veneziano in proposito. È noto come la percezione interiore della realtà dello spirito e della sua intima contepenetrazione con l'anima umana dà a colui che la prova un senso di grandezza e di allargamento interiore, la convinzione di partecipare in qualche modo alla natura divina. Nelle tradizioni religiose e nelle dottrine spirituali di ogni tempo se ne possono trovare numerose attestazioni e conferme, espresse non di rado in forma assai audace. Nella Bibbia troviamo la frase esplicita e recisa: «Non sapete che siete dei?» E Sant'Agostino dice: «Quando l'anima ama qualcosa, diviene a essa simile. Se ama le cose terrene, diventa terrena. Ma se ama Dio, si potrebbe chiedere, diventa essa Dio?»
Va notato che a Saggioli, probabilmente per assonanza con le sue radici ebraiche, cita spesso la Bibbia e addirittura anche San Paolo. Pur considerando l'eterogeneità sulla quale poggia fermamente la sua Weltanschauung, rimane a mio avviso difficile conciliare lo sviluppo armonico della persona che scopre di essere magica e addirittura divina, che accetta e vive la sessualità integrandola perfino in tale processo di autosviluppo, con la visione dell'uomo peccatore costantemente minacciato e punito da Dio, quale quella presentata dall'Antico Testamento, poi ripresa e acuita ancora di più da San Paolo, specialmente per ciò che concerne all'aspetto sessuale, decisamente più calzante e idonea alla visione psicosintetica, risultano invece le citazioni riprese dalla tradizione orientale, soprattutto indiana. Ascoltiamo ancora Saggioli a riguardo. L'espressione più estrema della identità di natura fra lo spirito umano, nella sua pura e reale essenza, e lo spirito supremo, è contenuta nell'insegnamento centrale della filosofia Vedanta. Tat Tvam Asi. Tu sei quello. E Am Evam Brahman. In verità io sono il supremo Brahman. Non solo il Vedanta, ma anche il buddismo viene accostato al cristianesimo per delineare quello stato di sovraumanità caratteristico di chi ha raggiunto l'unità, l'uomo superiore o l'uomo Dio. Così si arriva a quella che è stata chiamata la santa libertà dei figli di Dio, alla vita unitiva. San Giovanni della Croce afferma arditamente che chi l'ha raggiunta sembra il medesimo Dio e ha le stesse proprietà di lui. È lo stato di vittoria, di liberazione che ogni orientale chiama Nirvana. In esso ogni desiderio, ogni brama personale è consunta. Ogni attaccamento bruciato, ogni paura svanita. Lo spirito così svincolato acquista una sottile e formidabile potenza. È capace di Wu Wei, dell'azione senza azione, cui nulla può resistere. Interessante come l'indagine assagioliana del malato di Ancona finisca per svelare gli stati mistici inerenti alle tradizioni spirituali più disparate. La domanda che sorge spontanea in relazione a tale esplicito sincretismo è quella che pone l'allievo di Assagioli Pietro Ferrucci nel suo saggio Esperienza delle Vette. Come distinguere la vera illuminazione dal delirio? Che differenza c'è tra la vera visione e un'orgia di circuiti cerebrali impazziti? Qui basti dire che la vera illuminazione porta serenità e gioia, mai esaltazione o crudeltà, che sempre rigenera e mai offende, che aiuta a espandersi oltre i confini del mondo personale e che nella sua manifestazione più completa è la stessa per tutti. Satori, Samadhi, Nirvana, Unione Mistica, Fana, Wu. I termini variano a seconda della tradizione. L'esperienza è la stessa in tutte le culture. Ma è un'esperienza molto difficile da descrivere. Le cosiddette peak experience, l'esperienza di picco, sono solitamente vissute da persone dotate di quozienti di salute psicologica eccellenti. La differenza tra ciò che è sano e ciò che è malato secondo la società non ha dunque alcun valore dal punto di vista scientifico. Per tornare ancora a Zolla, dal punto di vista metafisico non esiste patologia. Lo stesso Assagioli ha avuto diverse esperienze culmine durante la sua esistenza, come quella già menzionata durante la detenzione. Checché ne voglia la visione meccanicista, che reputa reale solamente lo stato di veglia, è difficile screditare le esperienze di un personaggio di tale levatura quale Roberto Assagioli. In ogni modo il dissidio tra una visione calcolante e una metafisica ha da sempre animato la storia del pensiero, fin dall'antichità. Pensiamo a Eraclito e il contrasto tra gli svegli e dormienti, ad esempio. Lo stato di veglia opposto a quello di sogno, tra l'altro, viene ampiamente proposto nelle vie iniziatiche del passato e del presente. La revisione simbolica del film Matrix ne è un'eloquente metafora interpretativa. Quando Morpheus chiede a Neo di scegliere tra la pillola blu e quella rossa, gli chiede in pratica di decidere se continuare a vivere da dormiente, da uomo comune, o se vuole compiere il passo di non ritorno, il salto all'altro io, cioè se vuole diventare un iniziato, se vuole svegliarsi. I sciocchi si considerano adesso come svegli, tanto è personale la loro conoscenza. Siano principi o guardiani di greggi, sono sempre così attanti e sicuri di sé. Chuang Tzu. Questa metafora dello svegliarsi dal sogno ricorre più volte nelle varie formulazioni della filosofia perenne. In questo contesto la liberazione può essere definita come processo di risveglio dall'assurdità, dagli incubi e dai piaceri illusori, di quella che generalmente viene chiamata vita reale. Un risveglio,
nella coscienza dell'eternità. La via della psicosintesi formulata ed esperita da Roberto Saggioli dentro e fuori quel mondo che solo ingenuamente continuiamo a dividere in esteriore ed interiore può certo rappresentare un percorso di risveglio, un reale percorso iniziatico di non ritorno. Dalla gioia questi esseri sono nati, per la gioia vivono e crescono, ma la gioia ritornano. Upanishad.